Situazione difficile in mattinata in via Giovanni Pascoli a Nociari Inferiore, siamo nella zona di Cicalesi, l'alveo comune Nocerino ha rotto gli argini, abitazioni, scantinati, taverne e campi invasi dalle acque del fiume. Sul posto polizia, vigili del fuoco, carabinieri, il sindaco Maglio Torquato, che tra l'altro è rimasto bloccato con uno dei mezzi di soccorso proprio lungo questa strada che, come vedete, si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena. Noi abbiamo raccolto le voci, ovvero l'amarezza delle persone che abitano in quest'area della città di Nociari Inferiore, che invocano interventi concreti per la risoluzione di un problema che si trascina oramai da anni. C'è incuria, nella maniera più totale. Sono molte famiglie che abitano in questa zona. Ma lei, per vedere, deve andare più avanti, qua non vede niente, qua diciamo poco abitati, ma qua c'è gente che sta nelle case. Rimasti bloccati. Esatto, che gira torno torno. Un mezzo dell'esercito è rimasto imbandanato a 200 metri. Ma la prego, ma non, cioè, dico io, non ci pigliate per fesse. Amarezza, insomma, scoramento totale. Noi siamo fesse, perché chi vuole fare fesse. Sindaco, stamattina lei ha avuto modo di vederlo prima che rimanesse bloccato anche lui, impantanato con la G? No, il sindaco è andato veramente, è andato a piedi nell'acqua, bisogna riconoscerlo, fino a dove è potuto arrivare. Che c'era un vecchietto che l'hanno portato all'ospedale e è andato lui scalzo nell'acqua, questo bisogna ammetterlo. In questa zona si sono registrate le criticità maggiori, lei è stato proprio sul punto dove c'è stata la tracimazione del fiume? Sì, è stato proprio tutta la strada, proprio tutto giù è andato, era un degrado proprio che fa paura, una cosa proprio impressionante. Ma quindi ha superato gli argini, li ha rotti? No, gli argini proprio l'ha buttato proprio giù, non c'è più. 15-20 metri, non so quanti, non si quantizza perché i metri quanti sono, perché siamo da lontano, non so se possiamo andare vicino. In questa zona ci sono anche molte persone che ci abitano. Sì, persone anziane, persone che stanno in attesa, andando a prendere a piedi dal dottore, addirittura, non c'è mezzo in attrezzo, non c'è niente. Lei abita qui? Abita qui, qua. Quindi la sua casa fortunatamente è indenne. Fortunatamente ci siamo salvati, cioè i danni quasi niente, però la paura è stata tanta. C'è una cosa proprio impressionante. Si ricorda che già in passato si sono verificati. Nel 96 è stata una cosa terribile, quel muro non si vedeva, l'acqua, un metro d'acqua. Negli ultimi anni però sembrava un po' migliorata la situazione. Negli ultimi anni stiamo solamente vivendo solo di paura, perché quando piove quasi il fiume che sta dietro di noi che fa paura, c'è una cosa. C'è un degrado proprio di pulizia zero, cioè è fatiscente. Poi c'è l'appello è a una manutenzione. C'è una manutenzione che proprio ci hanno abbandonato a noi stessi, cioè non c'è niente, non c'è pulizia, non c'è. Non lo so. Come ci sono, ma anche i soccorsi, insomma. I soccorsi, però quando poi succede un disastro del genere vengono tutte quelle persone a guardare, guardano, fanno domande e se ne vanno. Poi dopo domani è bel tempo non c'è più nessuno.